Sì. Buonasera, io sono qui con due amici, Pino Casamassima che ha appena pubblicato questa storia d'Italia che copre il periodo dal referendum, dalla proclamazione della Repubblica il 2 giugno del 1946, una parabola di storia del nostro paese che si chiude con l'inchiesta detta Mani Pulite. Pino Casamassima è qui alla mia sinistra. È un impressionante scrittore, impressionante perché ha sforna tomi di. Buonasera. Sforna tomi imponenti e anche in un numero consistente. E oltre ad aver scritto tutte queste decine di libri, fatto eccetera, ha scritto una ventina di testi teatrali e chissà quante altre cose che io ignoro. Gli articoli, vabbè. Poco tempo fa ci siamo trovati a Trento a presentare il suo penultimo libro, che era un imponente tomo dedicato alle vicende delle Brigate Rosse e del terrorismo in Italia. E adesso eccolo qua. E adesso abbiamo un altro libro che forse raggiunge le 800 pagine, 780. 800 pagine che è sulla storia d'Italia. E poi c'è Marco Boato, 5 volte in Parlamento alla Camera dei Deputati, una volta al Senato. Manca Vincenzo Calì, che ieri è stato abbattuto dal Covid. Il libro comincia con il referendum. Il referendum è qualcosa di molto importante, anche una pagina non troppo conosciuta, finalmente, al di là di tutte le voci, i brogli, questo, quest'altro, eccetera. Votano tutti gli italiani. C'è per la prima volta il voto alle donne. Le donne sono una fetta di popolazione del paese consistente, maggiormente consistente numericamente rispetto agli uomini. Voteranno 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini ed è la prima prova elettorale dopo gli anni del fascismo ed è la prima prova elettorale in cui vede tutti i cittadini italiani, maschi e femmine, che possono andare a votare. Se pensiamo che persino in un paese islamico come era l'Azerbaigian, quando nei pochi anni di indipendenza tra il 19 e il 21, pur essendo un paese arretrato dell'Asia del Caucaso, dette una delle prime deliberazioni legislative fu di far votare le donne, velate, ma votavano. Il 54,3% votò a favore della Repubblica, il 45,7% per la monarchia e ci fu anche un numero impressionante di schede nulle non valide, perché furono più del 10%, quindi un paese spaccato a metà non soltanto Repubblica e Monarchia, ma anche spaccato a metà Nord e Sud, perché il Sud fu molto monarchico. Fu molto monarchico, ma fu anche un luogo di grandi tensioni che prefiguravano tensioni che per altri versi c'erano già al nord, pensiamo alla Volante Rossa, il cosiddetto Triangolo della Morte, eccetera. E Napoli fu un luogo di una dove scoppiò una violenza inusitata, che raccolse giovani. Nel centro di Napoli, sotto la federazione del Partito Comunista di Via Medina, ci furono 3 giorni di scontri, altri scontri furono sparsi per tutto il resto della città, il 9, il 10 e l'11 del giugno, prima che l'erede al trono, il monarca, partisse per Cascais, e ci furono
morti. Ci furono morti, ci furono 150 feriti soltanto, addirittura spararono con le mitragliatrici sulla folla, eccetera. E questa è una vicenda che per decenni è rimasta nell'oblio. Al di là delle voci ricorrenti, che c'erano le schede già che sono riemerse, soprattutto su giornali popolari della destra o comunque settimanali, oggi gente negli anni 60, 70, in modo ricorrente ogni po' di anni veniva fuori questa cosa qui, ma quello che accadde in via Medina abbiamo dovuto aspettare uno storico che nel 2007 ha pubblicato da uno degli editori più partenopei di Napoli, cioè da Guida, ha pubblicato questo libro, L'altra metà della storia, e che ebbe il Corriere della Sera, che gli diede grande spazio quando uscì con Antonio Cariotti e per Luigi Battista, che ripresero questa vicenda. Il libro, peraltro, poi io l'ho lessi in epoca successiva, racconta anche che tra i ragazzini tra i morti ce n'è uno anche di 14 anni, più o meno la stessa età o poco più aveva Biagio De Giovanni, che qualche anno dopo invece si iscriverà alla Gioventù Comunista e diventerà un noto esponente del Partito Comunista, soprattutto negli anni 70 e 80, poi si lascerà l'École Parisienne. Insomma, questa vicenda del punto di partenza del libro mi sembra una pagina che ci aiuta a riscoprire delle cose. Tra l'altro questo libro che vi ho appena citato poi è anche interessante perché fa una controstoria fattuale rispetto a una vulgata della storia di Napoli che si è imposta per molti decenni. Ad esempio sono rimasto sorpresissimo quando l'ho letto, le quattro giornate di Napoli in realtà furono tre. E al di là dell'aneddotica, anche il modo in cui negli anni 60 divenne oggetto della propaganda del Partito Comunista è molto diversa da quella che fu nel 1943, la dinamica. Io adesso non voglio rubare tempo invece all'autore che, avendo scritto così tanto, ha molto da dire, poi ha un compagno di colloquio che anche lui ha una memoria e una capacità di racconto, di narrazione, che non è meno significativa di quella di Pino. Vi lascio la parola. Buonasera. Si potrebbe anche non usare il microfono. Ho capito. Giusto, avete fatto bene a dirmelo. Buonasera. Saluto anche quel bellissimo cane che è venuto ad ascoltarci e anche a interloquire. Allora, potremmo stare, siamo pochi ma buoni, ma potremmo stare ore a parlare, riassumere, interloquire con l'autore Pino Casamassima su questo suo tomo, su questo suo libro intitolato Storia d'Italia dal referendum per la Repubblica a mani pulite. E fra l'altro le due foto, una bella copertina, nella parte superiore c'è la foto di Alcide De Gasperi che parla in Parlamento, mi pare che presieda Terracini, se non sbaglio male da questa foto, quindi forse eravamo all'Assemblea Costituente, certo, e sotto c'è Bettino Craxi che risponde alle domande del processo in cui era stato inquisito. È un libro che vi consiglio, che ho letto con grande interesse, come prima avevo letto anche questo tomo, che adesso qui non c'è, questa sera in vendita, sulle Brigate Rosse, che è forse il libro in assoluto, sulle Brigate Rosse c'è un'intera biblioteca, interi scaffali di biblioteca, però in assoluto forse è il libro più completo che esista. Ma veniamo al lavoro di questa sera. È 50 anni,
un paio d'anni in meno, 50 anni di storia d'Italia. Però non è il classico, senza disprezzare questi ultimi, il classico libro di storia politica dei governi, dei partiti, del ceto politico, eccetera, che pure sono importanti anche quelli, ce ne sono di buoni e altri meno buoni. È un libro proprio di storia d'Italia, dove c'è i governi, la società, il Parlamento, il quadro internazionale, ma c'è anche la musica, c'è anche la letteratura, c'è anche la cinematografia, c'è, starei per dire, io che sono un sociologo, l'antropologia culturale del nostro paese. Cioè è un modo di raccontare la storia d'Italia non ripetitivo rispetto a molte altre storie d'Italia, che anche di valore, che esistono nella saggistica degli ultimi decenni. Beh, uno purtroppo è morto pochi giorni fa, Paul Ginsburg, che è l'autore di una storia molto nota, e purtroppo è morto qualche giorno fa e non era neanche tanto vecchio. Però questo libro di Pino Casamassima ha questa trasversalità metodologica, un po' perché lui non è uno storico di professione, anche se lo è diventato, perché ha scritto un'infinità di libri, ma è un giornalista che ha scritto decine di migliaia di articoli, e quindi la realtà, il vissuto della storia italiana negli ultimi decenni, perché non è più giovanissimo neanche lui, l'ha vissuta. E poi però, finito l'attività professionale di giornalista, si è messo, qualcosa ha scritto anche prima, ma di più in questi ultimi anni, ha scritto questi lavori di carattere storico e storiografico che io considero di grande valore. Non è la prima volta, come lui sa, che mi capita di interloquire e di dialogare con lui nel presentare i suoi lavori. L'abbiamo fatto alla Libreria Arcadia di Rovereto, l'abbiamo fatto al Museo Storico di Trento e stasera, anche se non siamo in molti, ma è piena estate ormai, lo facciamo anche qui in questa bellissima sala consigliare del comune di Levico. Spero che magari ci sia qualcuno che si ascolti in streaming dall'esterno. Fernando Orlandi è partito dal referendum costituzionale, istituzionale, che è la premessa per la Costituzione, 2 giugno del 1946. Visto che siamo a Levico, in Trentino, io vorrei dirvi, il dato è citato nel libro, è citato en passant, perché non è un libro fatto solo per i trentini, ma la provincia in Italia che ha avuto in assoluto il più alta percentuale di voti per la Repubblica è stata il Trentino, con l'85% di voti per la Repubblica. E ho letto altrove che Pietro Nenni, socialista, repubblicano, eccetera, era molto preoccupato rispetto a De Gasperi, presidente del Consiglio, che era succeduto a Parri, come sapete, perché per il voto delle donne in generale e per il voto anche in Trentino in particolare, zona cattolica, zona moderata. E ho letto, non mi ricordo più in quale ricostruzione storica, dove c'è questo dialogo, l'ho letta qualche anno fa ormai, ma me la ricordo bene perché mi colpì, e De Gasperi disse a Pietro Nenni: avrai delle grosse sorprese quando ci sarà il risultato del voto. E la grossa sorpresa è che nella Romagna di Pietro Nenni il voto per la Repubblica era più basso, era una maggioranza, ma era più basso che non nel Trentino, cattolico, moderato, eccetera, con l'85% di voti a favore della Repubblica. E questo libro io voglio, non troppo a lungo, ma voglio un po' stimolare l'attenzione e la curiosità, eventualmente mi auguro la lettura del libro. Fra l'altro il libro è corredato da una vastissima bibliografia per argomenti, cioè non indiscriminata, ma per ogni capitolo del libro c'è una bibliografia. Ci sono, non le ho contate, ma saranno 500-600 note, lo dico a spanne,
ci sono una quantità enorme di note che non sono a pie pagina, per cui chi legge può leggere tranquillamente senza dover andare avanti e indietro con le note. Però per chi lo fa, di guardarsi le note, come io ho fatto un po' anche per mestiere, nelle note, a parte le note di certificazione della citazione di un libro eccetera, questo è un classico delle note, ma ci sono alcune note che sono piene di ulteriori informazioni che nel corpo del libro non ci sono, pur essendo ricchissimo il corpo del libro di analisi storiche, di informazioni, di ricostruzioni. E come ha già detto Fernando, questo libro copre quasi 50 anni di storia, si ferma, proprio perché è un libro che ha un approccio storico non attualistico, si ferma alla vicenda di Tangentopoli, alla vicenda di Mani Pulite, cioè ai primi anni 90. C'è una chiave interpretativa che è un po' fra le righe del libro, che io condivido. Pino Casamassima dice in due o tre parti diverse, lo dice, io non credo che si possa parlare di prima repubblica, di seconda repubblica, e in una parentesi dice c'è qualcuno che parla anche di una terza repubblica. Voi sapete che è linguaggio normale, giornalistico, parlare di prima e seconda repubblica, e spesso sentiamo parlare di terza repubblica. Ma secondo il nostro autore, Pino Casamassima, e io convengo con questa critica, non essendo cambiata la forma di governo, non ha senso oggi ancora parlare di prima, seconda e terza repubblica. Siamo sempre nella prima repubblica, in fasi storiche diverse. Questo sì si può dire, sono fasi storiche diverse. Ma la forma di governo è quella scritta nella Costituzione del 48, c'è stata una modifica importante nel 2001, di cui non parla questo libro perché il libro arriva al 92-93, che è la modifica del titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Quello riguarda la forma di Stato, non la forma di governo, riguarda il ruolo delle regioni. Ma la forma di governo, e giustamente lui fa riferimento al fatto che se in Francia si parla, e c'è tuttora, la Quinta Repubblica, quella rifondata da Charles de Gaulle quando è tornato al potere alla fine degli anni 50, è perché è cambiata la forma di governo. Da forma di governo parlamentare è diventata una forma di governo semipresidenziale, quella con cui ancora oggi la Francia viene governata. Abbiamo avuto nelle settimane scorse sia le elezioni presidenziali sia quelle che loro chiamano le elezioni legislative, noi le chiamiamo elezioni politiche, con cui hanno eletto l'Assemblea nazionale, che corrisponde alla nostra Camera dei Deputati, mentre il Senato in Francia è un Senato a elezione indiretta che non dà o toglie la fiducia al governo. Scusate questa parentesi costituzionalista, ma siccome due o tre volte nel libro Pino Casamassima en passant fa questa riflessione critica, la voglio rilevare, dargli peso e dire che la condivido, e la condivido pienamente. Ora, questo libro, oltre ad avere in filigrana ovviamente i cambiamenti nell'assetto istituzionale, non costituzionale ma istituzionale, cioè dei governi, governi De Gasperi, poi la crisi del 53, la sconfitta della legge, cosiddetta legge truffa, la sconfitta di De Gasperi e della DC di allora, le elezioni, il fatto che il successivo governo De Gasperi non ebbe la maggioranza in Parlamento e fu la fine politica di De Gasperi, che l'anno dopo qui a Sella Valsugana morì il 19 agosto del 54. Poi ci sono i governi centristi, poi ci sono, poi c'è la crisi del governo Tamburoni, alcuni di voi conoscono questa storia, comunque nel libro se ne parla ampiamente. Nel 1960 il governo democristiano di Tamburoni,
che fra l'altro era stato incaricato dal Presidente della Repubblica Gronchi per aprire la strada all'eventuale centrosinistra, che ancora allora non c'era, invece Tambroni fece l'alleanza con i fascisti in Parlamento e questo provocò una reazione popolare enorme a partire da Genova, perché a Genova il Movimento Sociale aveva indetto il congresso, Genova città medaglia d'oro della Resistenza, e ci furono morti soprattutto a Reggio Emilia, a Catania, in altre città del paese, ci fu una rivolta popolare. Se posso fare una nota autobiografica, che non interessa a nessuno, ma la faccio lo stesso, io sono del 44, quindi nel 60 non avevo ancora compiuto 16 anni, mi mancavano poche settimane, nel luglio 60, la mia prima manifestazione nella mia città di nascita, che è Venezia, per le calli e i campi di Venezia, l'ho fatta nel luglio 1960 contro il governo Tambroni, avevo 16 anni e c'era a pochi metri da me il mio coetaneo Massimo Cacciari, un po' più in là c'era uno che aveva un paio d'anni in più, Gianni De Michelis, ed è il mio primo ricordo politico personale che riguarda quel capitolo sul luglio 60 che nel libro è ampiamente trattato. Ma prima, per esempio, cito soltanto gli argomenti, perché sennò, ripeto, potremmo stare qui ore, anche se sarebbe interessante. Prima c'è tutta la vicenda degli anni 40, c'è le elezioni del 18 aprile, c'è del 48, c'è l'attentato a De Gasperi del luglio, cosa ho detto De Gasperi? Arteriosclerosi, l'attentato a Togliatti del luglio del 48, prima ancora c'è la vicenda della prima strage in Italia, ha conosciuto tante stragi, tutti noi cominciamo da Piazza Fontana e poi ce ne sono, ahimè, molte altre. Ma la prima vera strage politica in Italia fu quella del primo maggio del 47 a Portella della Ginestra, col bandito Giuliano e la sua banda che spara sui manifestanti del primo maggio e uccide operai, contadini, soprattutto contadini. E poi la vicenda di Pisciotta, che qui è ricostruita, eccetera. Pisciotta che poi muore in carcere con un caffè alla stricnina e così via. Poi c'è la vicenda di quegli anni drammatica della cosiddetta volante rossa, cioè degli omicidi che vengono fatti da giovani e meno giovani ex partigiani che non accettano, fra virgolette, la via italiana al socialismo di De Gasperi, ancora una volta un lapsus, di Togliatti, c'è in testa De Gasperi chissà perché, di Togliatti, e non accetta, ovviamente sono anche molto delusi dalla famosa amnistia Togliatti come ministro della Grazia e Giustizia, all'epoca, oggi è ministro della Giustizia, ma allora era ministro della Grazia e Giustizia, che in qualche modo ha liberato una quantità di criminali fascisti, e contemporaneamente la magistratura, che al 99,9% era ancora la magistratura fascista, come erano fascisti i questori, come erano fascisti i vicequestori, come erano fascisti i capi del, all'epoca si chiamavano ufficio politico delle questure, erano tutti fascisti, erano gli quadri del fascismo che erano transitati nella Repubblica, e a cominciare dai magistrati. Ma certo, quando Pertini va a Milano dopo la strage di Piazza Fontana, Pertini era presidente della Camera dei Deputati, non ancora presidente della Repubblica, si trova a dargli la mano e si rifiutò di dargliela Marcello Guida, questore di Milano, che era il capo del confino fascista di Ventotene, dove Pertini e tanti altri socialisti, comunisti, anarchici erano stati confinati dal fascismo. Quindi Pertini, presidente, che era stato in carcere molti anni e poi al confine, va a Milano, lui presidente della Camera dei Deputati antifascista, si trova a rappresentare lo Stato, in quel caso il questore che l'aveva custodito
per conto del regime fascista. Ma questa era l'Italia di allora, per cui i magistrati di allora applicarono l'amnistia ai fascisti, ahimè l'amnistia voluta da Togliatti, questa volta non ho sbagliato, e invece fecero una quantità di processi, di incriminazioni, di arresti, di incarcerazioni di partigiani. E la Volante Rossa nasce anche da questa rabbia contro la mancata epurazione, diciamo così. Però furono reati, furono omicidi, furono aggressioni, fu una vicenda triste nella storia italiana del dopoguerra. E il libro, nelle prime parti del libro, si parla di questo, si parla di Portella della Ginestra, si parla della Volante Rossa e così via. Le vicende istituzionali continuano, attraversano tutto il libro, però non è un libro solo di storia politica, neanche prevalentemente. C'è la cornice politico-istituzionale. Si arriva poi ai primi governi di centrosinistra degli anni 60, ai governi Fanfani prima e Moro, poi si arriva al mancato golpe, lo chiamerei così, del Presidente della Repubblica Segni e del Generale De Lorenzo del 1964. Mi dispiace che Mario Segni, figlio dell'allora Presidente della Repubblica, di cui sono stato amico e collega in Parlamento per vari anni e che ha molti meriti per quanto riguarda i referendum elettorali del 91 e del 93, mi dispiace che Mario Segni abbia pubblicato un libro recentemente in cui ha totalmente assolto suo padre. Capisco, è suo figlio, lo capisco umanamente, ma non sono d'accordo. Nel 64 è documentato storicamente, c'è stato un progetto golpista che avrebbe provocato la enucleazione, questo è il linguaggio che usavano, di migliaia di esponenti politici e sindacali. Sarebbero stati arrestati, innocenti, arrestati ad Amblè e portati in Sardegna. Poi abbiamo scoperto a posteriori che li avrebbero portati a Capo Marrargiu, che era la sede segreta clandestina della Gladio, ma questo è il nome di Capo Marrargiu e del Gladio, venne fuori nel 1990 quando Andreotti fece il rapporto sulla Gladio alla Commissione Stragi di cui anch'io facevo parte allora. Ma fu una vicenda terribile, fu una vicenda che provocò un arretramento del centro-sinistra, quindi del governo democristiano socialista con i repubblicani e i socialdemocratici, ma i due partiti maggiori erano questi, che per non lasciar campo a un governo tecnico già allora, che Segni avrebbe dato in mano a Merzagora, all'epoca presidente del Senato, per non lasciare il campo a questa operazione, Moro convinse Nenni ad abbassare il tiro dal punto di vista delle riforme di programma. Segni considerava la riforma urbanistica di Sullo democristiano, non era un eversore, considerava la riforma urbanistica un attentato bolscevico e la riforma urbanistica scomparve dall'orizzonte del governo di centrosinistra e a un certo punto scomparve politicamente anche Sullo. Cioè queste sono le vicende che poi si arriva al periodo con la svolta destra con Andreotti nel 72, poi si arriva dopo il colpo di Stato in Cile del 73 alla teoria del compromesso storico esposta in tre articoli su Rinascita da Enrico Berlinguer e ai primi governi di unità nazionale dal 76 in poi, prima quelli con le astensioni degli altri partiti a parte la DC, sempre con Andreotti fra l'altro, e poi al governo con l'appoggio anche del Partito Comunista e del Partito Socialista, che coincide col sequestro di Aldo Moro. Qua vi ho fatto un po' a grandissime linee la traiettoria politico-istituzionale, ma ciò che caratterizza questo libro non è questo aspetto, che pure è fondamentale, ma è anche conosciuto.
Questo libro ha una quantità enorme, enorme perché è un libro di molte centinaia di pagine, di documentazione, di analisi, di ricostruzione storica di tutte le vicende di quella che poi venne chiamata la strategia delle tensioni e delle stragi. Prima ancora di Piazza Fontana, questa è una cosa che si trova in pochi libri, in pochi libri. Io la conosco bene perché come membro della Commissione Stragi ancora prima ho lavorato su questi argomenti, ma in pochi libri storici si trova questa cosa che Pino invece mette con molta evidenza in questo libro, che nel 1965, Piazza Fontana del 12 dicembre 69, c'è un convegno all'Hotel Parco dei Principi a Roma in cui sostanzialmente addirittura si pubblicano gli atti, c'è il volume, si intitola La guerra rivoluzionaria, in realtà era La guerra reazionaria. La guerra, io ce l'ho questo libro a casa, editore Volpe se non ricordo male. C'è un libro che raccoglie gli atti di questo convegno dove sostanzialmente viene teorizzata quella che qualche anno dopo diventa la strategia della tensione. E anche qua sarebbe troppo lungo analizzarla in dettaglio, ma dico che considero importante che Pino abbia dedicato uno dei capitoli o dei paragrafi, dei vari capitoli, maxi capitoli di questo libro a questa questione. E poi c'è Piazza Fontana e in realtà anche prima di Piazza Fontana, che è il titolo di un libro di un giornalista trentino, Paolo Morando, che, col quale abbiamo presentato il libro sulle Brigate Rosse, credo a Rovereto, e che ha scritto Paolo Morando con La Terza, un libro di prima di Piazza Fontana, spiegando che già i primi segnali c'erano nel 69, prima di Piazza Fontana. E poi c'è la strage di Gioia Tauro, anche questo argomento di cui quasi nessuno parla più, quasi ignorato ormai, e invece nel libro se ne parla ampiamente. C'è la strage di via Fate Bene Fratelli alla Questura di Milano del 17 maggio del 73, c'è la strage di Brescia del 28 maggio del 74, vado a memoria ma spero di non sbagliare le date, c'è la strage anche questa di cui si parla poco o nulla, e qui c'è un lungo capitolo, sul treno Italicus del 4 agosto 1974. Si parla ancora tutti gli anni, giustamente, della strage di Bologna del 2 agosto 80, ma 6 anni prima c'era stata la strage sul treno Italicus e, fra l'altro, alcuni anni dopo, nell'84, dopo la strage della stazione di Bologna, c'è stata un'altra strage, questa volta di matrice mafiosa, le altre tutte di matrice fascista, sul Rapido 904 mi pare si chiamasse. Poi c'è tutto il capitolo, qui stiamo parlando del terrorismo fascista, Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, NAR eccetera, ma anche delle enormi complicità istituzionali, i depistaggi, le coperture, il far scappare gli agenti segreti, i Giannettini, i Pozzan eccetera, fatti scappare dagli apparati dello Stato italiano. Questa è una cosa terrificante. C'è il terrorismo fascista e le complicità istituzionali, e poi, ahimè, c'è da tutta una stagione del terrorismo di sinistra. Questo volume gigantesco, Le Brigate Rosse, analizza soprattutto le Brigate Rosse, ma non solo, in realtà ci sono anche altri riferimenti, ma in questo volume centinaia di pagine, meno di quell'altro, c'è una sintesi qui, ma sono dedicate a ricostruire tutte le vicende di quelli che poi sono stati chiamati gli anni di piombo. Si usa a volte a livello giornalistico e anche a livello saggistico, erroneamente, di applicare la sigla anni di piombo a tutta la strategia della tensione. È un errore. E giustamente Pino Casamassima nel suo libro ricorda che l'espressione anni di piombo è la traduzione italiana del titolo di un film di Margarete von Trotta del 1981, bellissimo film, drammatico ma
sulla Rote Armee Fraktion, la cosiddetta banda Bader-Meinhof, ma frazione dell'Armata Rossa, ed è dell'81. Dopo, retrospettivamente, si è applicato la terminologia anni di piombo a tutta la stagione, ma in realtà sovrapponendo il terrorismo di sinistra al terrorismo fascista e alle complicità istituzionali, che sono state tutte complicità istituzionali a favore del terrorismo fascista. Quella sequela che vi ho fatto prima, mi sono dimenticato di citare 31 maggio 1972, la strage di Peteano, e la cito volentieri perché il nostro comune amico a tutti e tre, Paolo Morando, giornalista trentino che ha un po' le caratteristiche di Pino, cioè un giornalista che si sta dedicando alla storia, anche perché non ha più il giornale, visto che scriveva sul Trentino che non c'è più, Paolo Morando, oltre, dopo il libro Prima di Piazza Fontana di qualche anno fa, del 2019 se non sbaglio, ha pubblicato in queste settimane un libro sulla vicenda della strage di Peteano, l'ergastolano, sulla figura di Vincenzo Vinci Guerra, che è tuttora in carcere, reo confesso ma non pentito della strage di Peteano. Era in carcere dal 79, ma nell'84 ha dichiarato: sono stato io e non da solo a fare la strage di Peteano. Tre carabinieri assassinati, uno ferito gravemente, e chi ha fatto il depistaggio? Il colonnello dei carabinieri di Udine, il capitano dei carabinieri di Udine, il colonnello Mingarelli, che era fra l'altro uno dei personaggi del piano solo del golpista del 64. Lo ritroviamo nel 72 a Udine, vengono uccisi tre carabinieri e lui cosa fa? Depista le indagini per non individuare i responsabili di Ordine Nuovo che hanno fatto quella strage. E solo Vinci Guerra, grazie anche alle indagini del giudice Casson di Venezia, confermerà: siamo stati noi a fare quella strage. Ho già parlato troppo, io potrei andare avanti, come avete capito, molto, molto a lungo. Però anche questa parte sul terrorismo di sinistra è una parte molto importante di questo libro ed è ricostruita con rigore, con documentazione, con scrupolo, con analisi molto approfondite, e ovviamente riguarda le Brigate Rosse, ma non solo le Brigate Rosse, perché le formazioni di estrema destra da una parte e di estrema sinistra dall'altra, terroristiche, sono state molte. La principale dall'altra parte era Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, INAR, e da questa parte la principale era la Brigate Rosse, ma c'era Prima Linea e molte altre. Il libro si conclude con la vicenda di virgolette Mani Pulite, la vicenda di Tangentopoli, nel corso della quale fra l'altro ci sono stati anche molti suicidi, anche di persone del tutto innocenti, ma il clima di terrore che si era creato in quel periodo ha portato una serie di persone, di cui potrei farvi nomi e cognomi, a suicidarsi, ed è stato un periodo tragico. Comunque il libro si conclude analizzando la vicenda di Tangentopoli e chiude quest'arco di quasi 50 anni di storia. Io chiudo questa mia fin troppo lunga introduzione, ma non volevo che fosse Pino a dover autopresentare il suo libro. Adesso però, fra due minuti gli diamo, che è Fernando in realtà il coordinatore, gli diamo la parola, perché ci racconterà come l'ha costruito il suo libro, perché l'ha fatto, e qual è la... Ah, fra l'altro, anche una cosa su questa: raramente fra le righe, anche dentro qualche riga, ma raramente, ma è interessante questo, perché c'è anche nel libro, c'è qualche spaccato di vita personale dell'autore. Raramente, è un libro molto obiettivo questo. Obiettivo non vuol dire che sia asettico, vuol dire però che si sforza di essere obiettivo. Però c'è anche qualche riferimento di storia personale, perché Pino non è un marziano, è un uomo in carne ed ossa, un uomo di sinistra storicamente, biograficamente, che ha fatto anche le sue esperienze
politiche a Salò, se non mi ricordo male. Lui viene dal Lago di Garda anche stasera e ha fatto anche lui le sue esperienze politiche, ha subito anche lui i traumi di una generazione che ha impattato con tutte le cose che vi ho detto. L'ultima cosa che faccio, domando scusa se sono stato un po' troppo lungo, è leggere una paginetta e mezza della introduzione, è una bella introduzione, è molto ricca, non è una cosa, una paginetta così, è una bella introduzione da sola già molto ricca, ma perché voglio leggervela? Perché uno degli errori che a volte viene fatto nelle ricostruzioni anche televisive, magari anche fatte bene, ma monocordi o monotematiche, è di vedere in particolare gli anni 70, che sono anni cruciali in questa storia, perché poi ci sono gli anni 80, che sono quelli del riflusso, del ritorno al privato, i Dancing Days, come vengono chiamati. Anche Paolo Morando ha scritto, il suo primo libro è stato su questo argomento, la crisi della politica, l'assenteismo, il ritorno al privato, la Milano da bere, tutte queste altre cose che ci sono qui, ma che non posso proprio tutto dirvi, se no non vi viene neanche la curiosità di leggere, che è un libro ricchissimo. Ma questa pagina la voglio leggere perché mette in evidenza una cosa che io condivido anche qua totalmente. Io ho scritto un libro sul lungo 68 in cui ho anche parlato di questi argomenti in piena sintonia con questa analisi di Pino. Il mio libro è uscito prima, non ci siamo parlati prima, è una sintonia intellettuale, diciamo, interpretativa. Cioè gli anni di piombo, cosiddetti, gli anni del non esauriscono la ricchezza degli anni 70, perché gli anni 70 sono stati anche, e per alcuni aspetti soprattutto, anni di grandi conquiste civili, dei diritti civili, dei diritti umani, di carattere democratico. Vorrei farvi a voce l'elenco, ma invece voglio leggervi questa paginetta e mezza, se avete la pazienza di ascoltarmi, perché così sentite anche come scrive, non sentite solo la versione boatiana del suo scritto, ma lui come scrive. Se i 60s, cioè gli anni 60, si erano aperti con i tumulti di Genova, Tambroni, i 70s, cioè gli anni 70, nella fretta di uscire dal grembo della Nuova Italia, avevano debuttato a Milano qualche giorno prima del loro formale inizio, esattamente 19, tanti quanti ne mancavano alla fine del 69, quando a Milano in Piazza Fontana era esplosa la storia. Salto qualche riga e arrivo a questo. Quelli dei 70 sono anni affollati, per dirla con l'amara ironia e la lucida depressione di chi li aveva attraversati con piena speranza di cambiamento. Per fortuna, dice fra virgolette, siete già passati. Un periodo che in Italia viene blindato nella stretta e impropria categoria di anni di piombo. Stretta e impropria. Categoria di anni di piombo. Locuzione ripresa dall'omonimo film di Margarete Fontrotta, vincitore della Biennale di Venezia dell'81. Un incubo, un delirio di utopie sanguinose da usare come monito, mai più. Certamente il terrorismo stragista di stampo neofascista da una parte e la lotta armata per il comunismo dall'altra hanno nell'Italia degli anni 70 un peso in numero di attentati, morti, processati, incarcerati, enormemente superiore a qualsiasi altro paese di analoga collocazione internazionale. Questo vale anche per la Germania, che pure ha avuto tre organizzazioni terroristiche, la Francia ne ha avuta una, Action Directe, ma quello che è successo in Italia a questo livello non è successo in questi altri paesi. Ciò premesso, dice Pino, appiattire il decennio esclusivamente sulla dimensione della violenza, domando scusa, ciò premesso, appiattire il decennio esclusivamente sulla dimensione della violenza è ormai storiograficamente scorretto,
oltre che palesemente riduttivo. I 70 furono infatti per l'Italia gli anni di una grande stagione di partecipazione e maturazione sociale, culturale e politica, per le tante importanti riforme che in quel decennio trovarono sbocco istituzionale dopo essersi affacciate come spinte sociali dal basso nel corso del decennio precedente, cioè negli anni 60. Nei maledetti, fra virgolette, anni 70, il Parlamento approva lo Statuto dei lavoratori, le leggi sul divorzio, sui termini massimi della carcerazione preventiva, si ampliano gli spazi delle libertà individuali e dei diritti sociali. Movimenti, società civile e istituzioni danno l'avvio a quella rivoluzione dei diritti che accompagnerà la politica italiana lungo tutto il decennio. Un processo preparato da quello che fu chiamato disgelo costituzionale. La consapevolezza di dare attuazione a fondamentali istituti previsti dalla Costituzione, oltre a svilupparne le indicazioni più significative. Si attua di conseguenza una inedita saldatura fra consapevolezza politica, spinte sociali, innovazione culturale, che permettono il varo di leggi sul diritto del proprio legale ad assistere all'interrogatorio, prima non c'era, sui diritti delle lavoratrici madri, sugli asili nido, sulla scuola elementare a tempo pieno, sull'obiezione di coscienza al servizio militare e sull'ampliamento dei casi in cui è possibile la concessione della libertà provvisoria, la cosiddetta legge Valpreda del 72, prima non c'era, se c'era un mandato di cattura obbligatorio non ci poteva essere la libertà provvisoria. Del 73 sono quelle sul nuovo processo del lavoro e sulla protezione delle lavoratrici madri e la disincentivazione del lavoro a domicilio, sulla tutela della segretezza e della libertà delle comunicazioni. Nel 74 vedono la luce le leggi sulla delega al governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Del 75 sono le leggi sul nuovo ordinamento penitenziario, sulla riforma del diritto di famiglia e sulla fissazione a 18 anni della maggiore età, con immediati effetti anche sulla composizione del corpo elettorale. Nel 77 viene varata quella sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e sulla disciplina dei ruoli, mentre dell'anno dopo sono quelle sulla spedalizzazione dell'interruzione della gravidanza, legge 194, sulla chiusura dei manicomi, legge 180, la cosiddetta legge Basaglia, oltre che sull'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Un effluvio di leggi, spesso andate a compimento dopo essersi affacciate nel decennio precedente, che dimostra come non ci si trovi al cospetto di un'inattesa espansione di logiche tradizionali, ma di fronte all'introduzione di modelli profondamente innovativi. Potrei continuare a leggere, ma mi fermo qua. Io trovo straordinaria queste due pagine dell'introduzione di Pino, perché è complessa questa cosa. Io stesso ho scritto queste cose nel mio libro, però in genere gli anni 70 sono visti solo, anche nei libri di storia, gli altri libri di storia, solo sotto l'ottica della strategia dell'antensione del terrorismo, in qualche caso ormai solo del terrorismo, bypassando la strategia della tensione. Pino Casamassima, sia nell'introduzione, sia poi in tutto il lavoro che ha fatto in questo pregevole volume, ha invece ristabilito l'equilibrio interpretativo dal punto di vista storico. Ho parlato anche troppo, vi ringrazio della pazienza e dell'attenzione, e sentiamo da Pino che ci racconti come ha costruito questo libro, perché l'ha fatto e molte altre cose che io non ho detto e che lui ci può dire. Grazie Pino. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a Fernando. Buonasera a tutti quanti voi, buonasera a chi è collegato. Ok. Allora, perché è nato questo libro? Questo libro nasce perché non potevo farne a meno, in buona sostanza, perché raccoglie di fatto uno spaccato
di una storia lunga quasi quanto la mia vita. Io sono del 53, quindi insomma ci andiamo vicini. E poi da diversi anni, come ha anche accennato Marco, mi sto occupando specificamente di narrazioni in campo storico, anche perché ho allentato un po' la mia frequentazione, chiamiamola impropriamente così, giornalistica, e questo mi consente di spendermi maggiormente sul fronte della produzione libraria, fin troppo, come dice la mia agente, perché questo libro e questo libro in buona sostanza sono usciti quasi contemporaneamente, cosa che non si dovrebbe mai fare in editoria, ma con due editori diversi, uno è il gruppo Rusconi, l'altro è il gruppo Nave di Teseo, Baldini Castoldi, e vabbè, si passano pochi mesi di differenza. Ho portato peraltro anche questo grosso tomo, che in buona sostanza è anche un'arma impropria, volendo, perché pesa 1 chilo, e lanciandolo con una certa forza un po' di male lo fa, perché intreccia assai la storia d'Italia, questa storia, come peraltro Marco ha delineato così bene, nel senso che la cosiddetta strategia della tensione, o per meglio specificare, la lotta armata a sinistra, la lotta armata comunista a sinistra, e la sovversione, diciamo le parole come sono, spendiamo le parole per il loro significato, la sovversione armata a sinistra da una parte e la eversione neofascista a destra, hanno assai condizionato il percorso lineare che stava facendo un paese uscito con le ossa rotte dalla Seconda Guerra Mondiale e che si era avviato con un percorso che l'aveva portata addirittura nel 1959. The Observer gli assegna l'Oscar delle monete, no? la lira italiana è la moneta più stabile al mondo. Stiamo parlando di un paese che in quegli anni veleggiava sull'ordine di quasi 2 cifre di PIL, cioè qualcosa che oggi noi possiamo rapportare a situazioni cinesi o indiane, giusto per capirci. Beh, c'è una sorta di inciampo in questo percorso, no? L'inciampo è quello che Marco ha accennato poc'anzi, vale a dire, da una parte l'irriducibilità da parte della di una parte, chiedo scusa per il bisticcio, della sinistra, di una sinistra più antagonista, no? Più irriducibile, a deporre le armi anche mentalmente, e dall'altra parte la altrettanto irriducibile idea di non consegnare il paese completamente nelle mani delle sinistre. E questo avviene in quel Parco dei Principi a Roma, poc'anzi citato per l'appunto da Marco. Ho preso alcuni piccoli appunti per dettagliare alcuni percorsi del libro, cui tengo e che meriterebbero una piccola attenzione, sempre rapportandola alla brevità di questa presentazione, ovviamente, perché stiamo parlando di un libro di 800 pagine, che poi peraltro si intersaca anche con questo, che è di 1100. Siamo sull'ordine dei 2000 pagine di storia dell'Italia fra l'una e l'altra, e fra queste note che avevo, partiamo dalle note, su queste note, il perché delle note a fondo libro, perché come ha anche accennato Marco, ci sono delle note che sono talmente lunghe da essere quasi un ipertesto, e quindi non, impossibile, proprio graficamente, editorialmente parlando, è impossibile da mettere a piedi pagine. Perché finché si tratta di note che portano via 4, 5 righe, 6, 7, no, va bene, e si possono tenere a piedi pagina, e io mi rendo conto che a piedi pagina per il lettore è assai meglio, ma quando ci sono delle note che sono molto più esaustive e che portano via qualcosa come 10 o 12 o 15 righe, allora bisogna, per gioco forza, portare tutto in fondo, come ho fatto. E questa è una piccola spiegazione tecnica che ho voluto dare
perché per l'appunto arriva spesso volentieri l'obiezione: accidenti, le note in fondo, bisogna andare avanti e indietro con il libro, andare indietro con le pagine, ma non si può fare altrimenti. Allora, assolto anche questo piccolo problema di ordine tecnico. L'attentato a Togliatti, che ha citato prima Marco, voglio fare un piccolo alleggerimento. Vi racconto un aneddoto, se non lo conoscete. Quando spararono a Togliatti, lui fu operato dal professor Baldoni, che era il numero uno della chirurgia dell'epoca. E alla fine, andò bene l'intervento chirurgico, eccetera, eccetera, presentò il conto Baldoni, che era di 1,5 milioni dell'epoca. Stiamo parlando del 1948, cioè con 1,5 milioni uno comprava una casa, anzi più di una probabilmente, soprattutto in certe zone d'Italia. Togliatti disse, commentò, insomma, è un furto. E Baldoni rispose: la provenienza non mi interessa. Questo è un piccolo aneddoto. La volante rossa, anch'essa citata, sono gli appunti che ho preso. Poi per il resto vi rimando al libro, perché sono quasi 800 pagine, non si possono spiegare in pochi minuti. Allora, la volante rossa, mi ha fatto venire in mente, mentre ne parlavi, la RAF, la Lotte Armate Fraction, la frazione armata rossa, meglio conosciuta come Bader, Meinhof, da due dei componenti della medesima banda armata comunista tedesca. Perché il modus agendi della volante rossa fu replicato in buona sostanza dalla RAF. Cioè, così come la volante rossa andava a pizzicare quei fascisti che l'avevano fatta franca, vuoi per l'amnistia di Togliatti, citata appunto, vuoi per una serie di altre ragioni, loro andavano a prendere, quindi dicevano: lo sanno loro perché noi andiamo a prendere, loro lo sanno. Ecco. Ovviamente azioni chiaramente criminali da codice penale, come in effetti è stato. Tramontò presto il fenomeno della volante rossa, furono arrestati, alcuno scappò, il capo scappò in Unione Sovietica. Vabbè, allora, la volante rossa appunto mi ha fatto venire in mente la RAF, perché la RAF fece lo stesso percorso. Contrariamente alle BR, che volevano incancrenire la situazione del paese andando a colpire le persone più all'avanguardia sul piano delle riforme, o sul piano comunque della società civile, loro invece, la Bader-Meinhof, andò a prendere coloro i quali l'avevano fatta franca durante il regime nazista, anzi si erano riciclati nel nuovo sistema democratico tedesco, talmente riciclati che Hans Martin Schleyer, che è il capo della CDU tedesca, nonché capo della Confindustria tedesca, loro lo rapiscono nel settembre del 1977, lo processano, lo uccidono, lo fanno trovare in un bagagliaio di una macchina. Il modus agendi sarà speculare al rapimento Moro di Via Fani del 16 marzo 1978. Ma, ripeto, il percorso della RAF è opposto a quello delle BR. Le BR colpivano le teste d'uovo della società, che fossero esse nella magistratura o nella politica o dove volete voi, il loro obiettivo era quello di incancrenire la situazione italiana, cioè fare in modo che, incancrenendosi la situazione, potessero avere un maggiore consenso, quel consenso che avrebbe alla fine partorito la rivoluzione. Un'idea sciagurata? Un'idea sciagurata,
ci impiego 1100 pagine per spiegare perché è sciagurata. Ve lo dico con una didascalia. Sciagurata perché? Prima di tutto, lascio perdere l'aspetto morale, non faccio il prete, faccio un altro mestiere, quindi non do giudizi d'ordine morale. Però a livello politico sciagurato, perché non potevano esserci le condizioni, contraddicetemi se sbaglio, per poter addivenire a una soluzione di questo genere, non soltanto perché non c'erano le condizioni politiche in Italia, ma non c'erano le condizioni politiche a livello internazionale. Cioè l'Italia è un paese che è fortemente legato all'Occidente Atlantico dal dopoguerra. Gli americani non avrebbero mai consentito che si potesse in Italia perpetrare una rivoluzione comunista che avrebbe scombinato completamente gli equilibri d'Europa, cioè impensabile. Questo sul piano politico. Sul piano militare è ancora più sciagurata l'idea, perché tu non puoi, nella maniera più assoluta, pensare di attaccare uno Stato organizzato con un esercito e con delle polizie, con quattro ferri vecchi della Seconda Guerra Mondiale o con qualcosa che ti arriva dai palestinesi. È impensabile una cosa del genere. Anche militarmente è una grande sciocchezza. Perché riuscirono, mi tocca tornare un attimo sul caso Moro, perché riuscirono nella formidabile impresa di Moro, che il nostro conoscente qualificò all'epoca, un po' sciaguratamente, gliel'ho detto anche direttamente, come un'azione di una geometrica potenza, giusto? Piperno, Franco Piperno, vabbè. Quell'azione riuscì prima di tutto per l'impreparazione da una parte e la sorpresa dall'altra. L'impreparazione della scorta di Moro, vi dico solo che avevano le armi lunghe, le avevano nel bagagliaio dell'alfetta, da una parte. Dall'altra parte l'imprevisto, cioè non era assolutamente prevedibile che si potesse mettere in atto un'azione di quel genere. Contro chi? Contro Aldo Moro. Cioè, mutatis mutandis, Aldo Moro all'epoca era molto di più nel paese di quello che poteva essere oggi un Mario Draghi, per dire, che oggi è il Presidente del Consiglio. Era molto, molto, molto di più. Quindi rapire Aldo Moro è stata un'azione formidabile. Perché? Perché per l'appunto compiuta tenendo molto conto del fatto che la sorpresa avrebbe giocato un ruolo determinante. Peraltro in una stradina di Roma, cioè non era Corso Francia di Roma, dove viene via Fani, una strada piccolina, cioè la geometrica potenza di fuoco, oppure addirittura si sono stati ipotizzate presenze, oddio, le presenze su via Fani sono state narrate in maniera da fumetto, nel senso che c'erano tutti in via Fani, soltanto posti in piedi erano rimasti, i servizi segreti italiani ovviamente, gli americani, i russi, i cecoslovacchi, ovviamente il Mossad, l'Andrangheta. Ultimamente è venuta fuori una sciagurata a dire che c'era l'Andrangheta, e perché no, la mafia che male aveva fatto, e la Camorra che male aveva fatto, e il Gabibbo che male aveva fatto per non essere anche lui in via Fani. Insomma, una narrazione fasulla sotto tutti gli aspetti. Altro appunto che ho preso, ed è quello del tentativo di colpo di Stato del 1964. Ebbene, noi abbiamo lì un abbrivio molto preciso, che trova una corrispondenza quasi, stavo per dire accademica, perché appunto poi c'è addirittura una pubblicazione. Parlo del convegno Parco dei Principi a Roma, dove ci si interroga sul che fare di leniniana memoria, cioè a dire, solo che sono fascisti questi, che facciamo? Cioè, consegniamo il paese ai comunisti, così? Dobbiamo fare qualcosa. Non è che Piazza Fontana arriva così all'improvviso. C'è tutto un percorso quasi logico, spendo questa brutta parola per una strage, un percorso quasi logico, cioè la strage di Piazza Fontana arriva in modo clamoroso, ma non inatteso, perché c'erano stati tutti gli elementi per poter pensare che si potesse arrivare
fino a quel punto. C'era stato il 68, c'era stato il 69, c'era stato l'autunno caldo del 69, in cui gli operai avevano fatto conquiste come mai in tutto il Novecento. Quindi c'era stato da parte del padronato, anche di quello più retrivo, più reazionario, uno spavento infinito su quale avrebbe potuto essere il futuro di quegli anni. Gli assoliari di piombo, ha già detto Marco, quella blindatura sciagurata che viene assegnata appunto a quel decennio dei 70. Per quanto riguarda le formazioni armate comuniste, ha fatto cenno Marco, dunque le Brigate Rosse sono state ovviamente quelle più rimaste blindate nell'immaginario collettivo, no? Perché? Perché come dice il suo generale, vale a dire Mario Moretti, chiamato dai suoi stessi compagni il generale in quanto il capo, no? Il capo. So bene che Curcio siede in una gran poltrona nella testa delle persone perché è quello che mediaticamente probabilmente è stato il nome più speso. Curcio viene arrestato nel 1974, l'8 settembre, con Franceschini a Pinerolo, viene riarrestato nel gennaio del 1976 a Milano, e di Curcio basta, fine, chiuso il discorso. Chi di fatto rappresenta le Brigate Rosse è la figura di Mario Moretti, il quale Mario Moretti dice le Brigate Rosse erano una piccola bottega con una grande insegna luminosa. La grande insegna luminosa era appunto quella di Aldo Moro, vale a dire un'azione che ha avuto un rimbalzo dall'Occidente all'Oriente, da New York a Tokyo, passando per tutta Europa. Le formazioni armate comuniste in Italia, fonte del Ministero degli Interni, sono state in quegli anni 487. 487, non 47, 487 formazioni armate. Fra queste anche piccole formazioni che cercavano con attentati, con azioni, eccetera, di accreditarsi presso formazioni più importanti, più grosse, in primis Brigate Rosse, per poter entrare. Una di queste fu la 28 marzo, capeggiata da un imbecille oltre che un criminale. Io vado sempre molto pesante, lo scrivo sempre, anche lo qualifico così da una ventina d'anni a questa parte, sperando che lui mi quereli. Come spero che mi quereli, per esempio, Gero Grassi, che va in giro a fare gli spettacolini per l'Italia, spiegando come e perché è stato rapito e ucciso Aldo Moro. Lui non ne sa nulla del caso Moro, faceva parte del PD, ha cercato e ha ottenuto una terza inutile, io scrivo sempre terza inutile commissione parlamentare d'inchiesta, inutile perché non c'era più nulla da andare a tirar fuori da quella storia dopo due commissioni parlamentari e cinque processi, cinque. E io, tanto che io mi sono rifiutato di partecipare quando all'audizione, qui ero stato convocato dalla terza inutile commissione parlamentare, e scrissi una lettera aperta a Giuseppe Fioroni, che era il presidente di questa commissione, spiegando le ragioni per cui non avrei partecipato a quella audizione. Fioroni si guardò bene dal mandarmi i carabinieri a prelevare, perché come sappiamo bene una commissione parlamentare ha questi poteri uguali alla magistratura, e quindi la cosa finì lì. Però di fatto non finì lì, perché io ci sono tornato su questo argomento. Quella lunga lettera di 15 pagine, mi pare, io l'ho pubblicata in questo libro, in cui spiego le ragioni per le quali appunto non intendevo partecipare. È vero, mi sono speso personalmente sia su questo libro sia su questo libro, inserendo degli spaccati della mia vita, perché io sono nato nel 1953 e da ragazzo ho partecipato alle effervescenze giovanili di un movimento che poi ha dovuto chiudere i battenti dopo l'omicidio Moro, ed è questa una cosa che io ho sempre rimproverato a tutti i brigatisti che ho incontrato, cioè tutti, praticamente li ho incontrati tutti, ovviamente quelli che contavano, Sava Sandir, meno Moretti,
meno Mario Moretti, perché Moretti aveva chiuso la sala cinesca della comunicazione dopo la pubblicazione del suo libro nel 94 con la Mosca e con la Rossanda. E in tutte le occasioni in cui io mi sono confrontato con loro, la prima cosa che ho detto è che voi siete stati degli sciagurati perché avete di fatto ucciso il movimento, perché da dopo l'uccisione di Aldo Moro ci fu di fatto la criminalizzazione del movimento e la vessazione del movimento. Noi stessi a Salò, immaginate, noi usciti dalla FIGC di Salò abbiamo creato un collettivo politico autonomo a Salò, mi riverbera qualcosa storicamente Salò, no? Già questo era molto difficile, no? Farlo a Salò, per di più farlo in quella maniera, per di più in quegli anni facciamo i mercatini rosso, cioè facevamo tutto quello che andava fatto, che si faceva all'epoca a sinistra del Partito Comunista. Benissimo, noi abbiamo chiuso battenti baracche Burattini subito dopo l'uccisione di Aldo Moro, perché non era più possibile, assolutamente possibile, fare azioni politiche per le azioni vessatorie che venivano compiute da parte della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, perfino dei vigili urbani. Venivano nella sede a chiedere perfino le bollette dell'acqua, se l'avevamo pagata o se avevamo pagato, fammi vedere la bolletta della luce. Erano ovviamente dei pretesti per diventare vessatori. Benissimo. Sì, mi sono speso molto perché ho attraversato una stagione difficile, una stagione segnata a destra dal terrorismo, a sinistra dalla lotta armata, e in mezzo c'era il cuneo dell'eroina, perché anche di questo dobbiamo parlare, perché la nostra fu una generazione slalom, la chiamo io. Noi eravamo costretti a fare degli slalom, dovevamo evitare di finire in questa situazione, di finire in quell'altra situazione, in quell'altra situazione. E guardate che ci fu una sorta di estensione del fenomeno della diffusione delle droghe pesanti a livello di paesi. Cioè, una cosa era Milano, Roma, Napoli, le grandi città italiane, altra cosa è l'estensione di questo fenomeno a livello di paesi. Io parlo di Salò, che si è sempre barcamenata attorno ai 10.000 abitanti. Quindi stiamo parlando di realtà molto piccole. Eppure io posso farvi un elenco neanche tanto breve, ahimè, di miei coetanei morti di eroina. Ho vissuto la strage di Piazza della Loggia in prima persona, perché prima di uscire dal Partito Comunista dal Partito Comunista, per l'appunto, ero segretario della FIGC di Salò, quando ci fu la bomba di Piazza Fontana. Non a caso, in occasione dell'ultimo anniversario, quello del 2014, in occasione del quarantennale di quella strage, ho pubblicato per Sperling e Kupfer un libro che si chiama Piazza Loggia, e lì mi sono speso moltissimo, perché racconto all'inizio tutto quello che la mia generazione e io personalmente ho patito di quella situazione, perché c'è cascata in testa come una gran mannaia, anche se anche in quel caso devo dire, ahimè, un'azione clamorosa, ma purtroppo non inattesa, perché era inserita a pie pari in quella che è stata la lunga, troppo lunga stagione delle stragi. Mi fermo perché il tempo è tiranno, come si dice. Una piccola postilla che però è abbastanza significativa. Allora, io ho incontrato, a proposito di Italicus, quando incontrai Mario Tuti, che con l'Italia ci azzecca bene per tornare alla Procura di Milano e nella fattispecie al dottor Di Pietro. Ve la faccio breve. Per lui ho pubblicato lì il pensiero di Tuti sul Italicus, ed è questo. Secondo lui l'Italicus è stato organizzato e messo a segno dal Partito Comunista. Dico, perché?
Dice, basta che tu vai a vedere il balzo che ha avuto da quel momento in avanti il partito, cioè riscrivere. Allora gli dice, scusa, è come riscrivere la storia con il retrovisore, cioè con il retrovisore, perché se tu mi dici basta vedere dopo il balzo che ha avuto il Partito Comunista, ma tu non lo puoi sapere prima quello che sarebbe successo dopo. Dopo puoi venirmi a dire è successo prima e quindi no, quindi un bel nulla, quindi un bel niente. È una tesi che ovviamente non sta né in cielo né in terra. Io l'ho riportata proprio per il clamore che questa sua dichiarazione ha fatto, perché prima di riportarla nel libro io l'avevo intervistato a Civitavecchia, se non ricordo male, no, non era Civitavecchia, giusto così, dove, Tarquinia, perché non mi ricordo se era in semilibertà, sì, era in semilibertà. Missione al lavoro esterno. E l'avevo incontrato in funzione di un libro, all'epoca lavoravo per Rizzoli, come scouting anche, per un eventuale libro che si sarebbe fatto per Rizzoli sulle versioni armata neofascista, quindi c'era dentro lui, c'era dentro la coppia più bella del mondo, vale a dire Giusva Fioravanti e la Francesca Mambro, che incontrai anche loro per due volte a Roma, poi non si fece nulla per questo libro per una serie di ragioni, e comunque in quell'occasione lui mi raccontò questa cosa, questa panzana, se mi consentite, e io la riportai a livello giornalistico, non mi ricordo su quale giornale lo scrissi, forse Corriere, sì. E rimbalzò un parecchio come notizia, fece un certo clamore. Dopodiché, calato il sipario, io l'ho rinverdita e l'ho riportata nel mio libro. Va bene così? Questo libro termina con Mani pulite. 19, così parlo di quello che accadrà, ci troveremo a discutere di un altro libro che è stato fatto appena uscito da un giovane studioso che è Andrea Spiri di End, e che racconta di Mani pulite, ma di Mani pulite di una vicenda molto particolare, utilizzando i documenti declassificati da archivi americani, in particolare i programmi che sia l'ambasciata a Roma che il consolato di Milano mandavano al Dipartimento di Stato a Washington, viene raccontata una cosa che personalmente non conoscevo. Ne aveva già fatto accenno Spiri in un libro precedente, ma con questa dimensione, con questa portata, per me è stata una vera scoperta. Cioè, ci sono stati continui contatti tra i funzionari del Dipartimento di Stato in Italia e i magistrati dell'inchiesta di Mani pulite, ma con una costanza di interlocuzioni dall'una e dall'altra parte, eccetera, al punto che qualcuno ha avanzato la tesi, che non trovo credibile, però poi ci saranno ancora altri documenti che emergeranno, perché questi fanno parte della declassificazione, come dicono gli americani, mandatoria, cioè ogni X anni i documenti vengono automaticamente declassificati perché non contengono niente che riguarda segreti di Stato, sono documenti che sono stati rilasciati in toto senza particolari tagli, eccetera. Però per frequentazioni di archivi io non ho mai visto un traffico del genere tra i diplomatici americani e le magistrature di altri paesi, e qualcuno ha avanzato la tesi che è emersa in passato sulla stampa, eccetera, di una eterodirezione americana di Mani pulite. In realtà poi se si leggono queste cose, questi documenti, si rimane ovviamente sconcertati per questa rete di frequentazioni, poi però andando a analizzare i contenuti si vede che questa eterodirezione assolutamente non c'è uno stupore, c'è
forse i diplomatici americani sono anche preda del clima che si è creato in quel momento nel paese, perché la stampa in toto, c'è una caccia a individuare il maggior numero di responsabilità. Dopo sono anni in cui l'Italia sta pagando anche un prezzo sociale, è in una profonda crisi politica, è una contingenza che non è facile quella del nostro paese, e qualcuno anche forse tra i diplomatici statunitensi in qualche modo si innamora della tesi che una seconda repubblica, per tornare che la seconda repubblica non c'è stata, una seconda repubblica potrebbe portare un mondo nuovo sulla scena politica italiana. Poi vedremo che così non, in effetti non è stato. Però c'è questo spaccato di relazioni tra la magistratura milanese, il Palazzo di Giustizia e il Dipartimento di Stato per via dei diplomatici che sono in Italia, che francamente è davvero sconcertante. Il 19 ci sarà qui Andrea Spiri e ne parleremo con lui assieme a Marco Boato, Mario Raffaelli, che è stato un parlamentare socialista e un sottosegretario al Ministero degli Esteri. Grazie.